Salve passeggeri! In questo video vi parlerò di due serial killer italiani, autori di vari omicidi compiuti nell'Italia nord-orientale, in Germania e nei Paesi Bassi, tra il 25 agosto 1977 e l'8 gennaio 1984, rivendicati con volantini di contenuto neonazista e firmati con lo pseudonimo Ludwig. Tutto ebbe inizio il 25 agosto del 1977 a Verona, dove commisero il loro primo crimine, rinchiudendo il senzatetto zingaro Guerrino Spinelli nella sua Fiat 126, per poi darle fuoco. Successivamente, il 17 dicembre 1978, a Padova, avvenne l'assassinio del cameriere omosessuale Luciano Stefanato con ben 30 coltellate, ritrovato con ancora due lame conficcate nella schiena. Quasi un anno dopo, il 12 dicembre 1979, a Venezia, uccisero a coltellate il tossicodipendente di appena 22 anni Claudio Costa. Proseguirono poi a Vicenza nel 1980 con l'uccisione a colpi di ascia e di martello della prostituta 52enne Alice Maria Baretta. Il 25 novembre dello stesso anno i due rivendicarono per la prima volta questi delitti, inviando una lettera firmata con l'acronimo Ludwig, sovrapposto allo stemma tedesco nazista, alla redazione di Mestre del quotidiano Il Gazzettino. Il 25 maggio 1981, la torretta di Porta San Giorgio a Verona, una piccola struttura abbandonata divenuta ricovero per sbandati, tossicodipendenti e barboni, fu sede di un incendio doloso dove morì Luca Martinotti, di appena 17 anni, che stava trascorrendo la notte lì con un amico, rimasto gravemente ferito. Dopo poco, la redazione della Repubblica ricevette una lettera di rivendicazione firmata Ludwig, che recitava: «La nostra fede è nazismo, la nostra giustizia è morte, la nostra democrazia è sterminio. Rendiamo noto che abbiamo puntualmente rivendicato il rogo di San Giorgio a Verona, con il messaggio inviato alla Repubblica. Alleghiamo un dischetto metallico identico a quello applicato sulla più grande delle tre torce usate. Dio è con noi». Il 20 luglio 1982 Ludwig colpì padre Gabriele Pigato e padre Giuseppe Lovato, frati settantenni del santuario della Madonna di Monteberico a Vicenza, aggrediti mentre stavano passeggiando e bersagliati a colpi di martello. Gabriele morì subito, mentre Giuseppe venne trasportato in gravissime condizioni all'ospedale, dove morì alcuni giorni dopo. Il 26 febbraio 1983 uccisero a Trento il sacerdote Don Armando Bison, che venne trovato con un punteruolo piantato nel cranio, con attaccato un crocifisso. Il 14 maggio 1983, a Milano, diedero fuoco al cinema a luci rosse Eros, uccidendo 6 persone, tra cui il medico 46enne Livio Ceresoli, entrato in sala per prestare soccorso, e ferendone 32. Il 17 dicembre dello stesso anno incendiarono ad Amsterdam il sexy club Casa Rossa, causando 13 morti. Seguì l'8 gennaio 1984, a Monaco di Baviera, l'incendio appiccato alla discoteca Liverpool, in cui morì una cameriera di origini italiane e 7 persone rimasero ferite. Quest'ultimo atto venne rivendicato in un volantino ad alcune testate giornalistiche e venne intitolato «A Liverpool non si scopa più».
La sera del 24 marzo, a Castiglione delle Stiviere, in provincia di Mantova, si recarono alla discoteca Melamara, dove in quel momento si trovavano 400 ragazzi mascherati per la festa di Carnevale. In un momento di confusione, uno dei killer aprì un'uscita di sicurezza e fece entrare il complice con due borse contenenti altrettante taniche di benzina. Nascosti in un angolo buio, cominciarono a versare benzina sulla moquette e la incendiarono. Tuttavia, non avevano tenuto conto del fatto che i locali pubblici italiani erano stati dotati di rivestimenti ignifughi a seguito del rogo del cinema Statuto, avvenuto a Torino nel febbraio del 1983. La moquette era quindi resistente alle fiamme e rallentò la propagazione del fuoco, consentendo ad un addetto alla sicurezza di estinguerlo. Sentendosi minacciati, i due serial killer tentarono di aggredire il buttafuori per potersi dare alla fuga, ma vennero accerchiati dalla folla e infine arrestati dalla polizia, che li salvò dal linciaggio da parte degli avventori del locale. Il numero delle azioni omicide di Ludwig si concluse così, con 28 morti e 39 feriti. I due assassini erano ambedue figli dell'alta borghesia della città e dell'Interland di Verona. Il primo, Marco Furlan, residente del prestigioso quartiere di Borgo Trento, era figlio del primario del centro ustionati dell'ospedale civile maggiore di Verona e al momento dell'arresto risultava in procinto di laurearsi in fisica presso l'Università di Padova. Il secondo, Wolfgang Abel, viveva invece a Negrar, in provincia di Verona, dove la sua famiglia si era trasferita dopo un periodo a Monaco di Baviera. Figlio di un consigliere delegato di una compagnia assicurativa tedesca, era laureato in matematica a pieni voti e lavorava nella medesima compagnia assicurativa del padre. I due si conobbero alla scuola superiore, trovandosi presto concordi circa la necessità di ripulire il mondo da tutto ciò che a loro avviso risultava deviato. Prostitute, barboni, omosessuali, tossicodipendenti, preti peccaminosi, discoteche e sale cinematografiche a luci rosse. Il 10 febbraio del 1987 vennero entrambi condannati a 30 anni di carcere, mentre il pubblico ministero aveva chiesto per tutti e due l'ergastolo, non concessogli a causa di una riconosciuta ridotta capacità di intendere e di volere durante gli omicidi. Il 15 giugno del 1988 la Corte d'Appello di Venezia rimise in libertà entrambi per decorrenza dei tempi di carcerazione e ordinò a Furlan il soggiorno obbligato a Casale di Scodosia, in provincia di Padova, da dove fuggì poi nel febbraio del 1991, poco prima della definitiva condanna in Cassazione. Solo nel 1995 venne finalmente catturato a Creta, dove viveva sotto falso nome, per poi venire rimpatriato in Italia. Intanto, il 10 aprile del 1990 a Venezia, la Corte d'Appello li aveva condannati entrambi a 27 anni di carcere. Poco dopo l'arresto, Furlan tentò il suicidio impiccandosi alle sbarre con un lenzuolo, ma senza successo. L'uomo scontò la sua pena e dal 12 novembre 2010 è stato rimesso in libertà in seguito al suo comportamento positivo tenuto durante il periodo di carcere. Wolfgang Abel, invece, tornò in libertà dal 24 novembre del 2016 per il termine della pena. A margine di tale circostanza, in un'intervista ha confermato di essere disponibile a rendere ulteriori dichiarazioni e testimonianze inedite in merito alla propria esperienza criminale. Entrambi
sostengono di non essersi più né frequentati né sentiti dopo la loro cattura. E tu cosa ne pensi di questa storia? Fammelo sapere con un commento e se il video ti è piaciuto, metti like ed iscriviti. A presto, passeggero, ti aspetto in un prossimo incubo.